Eccoci di nuovo insieme al campo dei giochi, siamo pronti per la seconda tornata di questa giostra della rivincita di settembre 2017. Vediamo anche la classifica da cui siamo usciti per la prima. Primo il Rione Pugilli, secondo il Rione Badia, terzo il Rione Morlupo, contrastanga a quarto posto, quinto il Rione Spada, sesto il Rione Crocebianca, settimo il Rione Ammanniti, ottavo il Rione Cassero. In questa seconda tornata l'ingresso dei binomi sarà al contrario rispetto alla classifica, quindi sta per entrare in campo per affrontare questa seconda prova il Rione Cassero. Infatti Matteo Martelli su gioia unica purosangue inglese di 8 anni, lo vediamo in questo momento ripreso dalla nostra regia davanti ai contraddaglioli del Rione Cassero. Bertinace, 34enne di Foligno, ha impugnato già la lancia, ha fermato il cronometro sui 55,23, è stato per adesso il più lento della prima tornata e sta incominciando proprio adesso a prendere velocità su gioia unica. Passa in questo istante davanti alla fotocellula. Prima curva a sinistra, quella piscina. Massima velocità davanti ai suoi contraddaglioli, ora sul rettilineo, prima di imboccare la curva Figuranti e la prima diagonale che lo divide dal primo anello della seconda tornata, 6 centimetri di diametro. La concentrazione di Matteo Martelli, il primo anello viene infilato. Ancora una curva, si ributta dentro a sfilare il secondo bersaglio, secondo anello infilato. Attenzione alla banderina, alza il braccio. Si ributta sulla sinistra. Ancora la diagonale, ancora il Dio Marte, ultimo anello. E anche il terzo anello viene infilato da Matteo Martelli, esplode il popolo della Torre Merlata del Rione Cassero, il pertinace Matteo Martelli in sella gioia unica, chiude ora la sua seconda tornata. Nessun errore per Matteo Martelli, la gioia del popolo del Rione Cassero. Diciamo, Umberto, è stato un giro comunque buono, forse siamo sui tempi di prima, comunque rimaniamo più o meno sui 55, forse. Sì, il giro è stato pulito, regolare come il precedente. E sì, dovremmo stare sugli stessi tempi, non credo si sia migliorato. C'è ora la consegna dei 3 anelli di fronte alla giuria, diametro di 6 centimetri, e tra pochissimo ascolteremo la voce di Mauro Silvestri che ci dirà qual è stato il tempo per il Rione Cassero, il pertinace Matteo Martelli in sella a gioia unica, purosangue inglese il di pertinace 8 del anni. Rione Ascoltiamo. Cassero Matteo Martelli, penalità 0, punti 90, tempo 55 secondi, 93 centesimi, per un totale di 1,51 e 17. 55 secondi e 93 centesimi per un totale di 1 minuto, 51 secondi e 17. Come dicevamo, Umberto, siamo sempre lì, magari ecco, anche un pochino più lento in questa seconda tornata, ma è anche un po' la normalità. Difficile vedere un cavaliere che va a mangiare secondi nella seconda e nella terza tornata. Sì, non è semplice, di solito o si ripetono i tempi oppure di solito si è più alti, è difficile che si abbassino i tempi sulla seconda e la terza tornata. Ed ora quindi è la volta di Marco Diafaldi del Rione Ammanniti. Ricordiamo la sua performance nella prima tornata con 54 secondi e 49 centesimi in sella a Boracifero, un purosangue inglese di 5 anni. Umberto, si alzano un po' però i tempi rispetto a quelli che eravamo abituati a vedere, 52-53 secondi, no? Qui siamo 55-93, siamo quasi sui 56. In questa seconda tornata proveranno a fare il tutto per tutto o si lasceranno all'ultimo proprio per vedere un po' quali saranno le occasioni di vittoria, le migliori occasioni di vittoria? Sì, indubbiamente adesso cercheranno sì di fare i tempi, ma soprattutto di portare a termine la tornata. Poi a secondo come andranno i concorrenti, vedranno di spingere più forte per recuperare qualcosa sulla terza e ultima tornata oppure fare un giro ancora come le precedenti. Dicevamo prima di Diafaldi, 31enne di Faenza, è l'unico nuovo
portacolori. C'è stato questo cambio voluto dal priore Fabio Fiordiponti, e sino adesso dobbiamo dire, no, anche ripagato tutto sommato, ma ora è già pronto per partire, gli è stata consegnata la lancia e vedremo che cosa sarà in grado di fare contro il Dio Marte. Nel frattempo si stanno anche calmando un po' gli animi quintanari, tra poco scenderà il famoso silenzio che si respira al campo dei giochi in queste occasioni, ed eccolo Diafaldi che taglia ora lo start, il via, e si lancia in questa seconda tornata con Boracifero, un puro sangue inglese di 5 anni, affronta il rettilineo dei Popolani, è sotto la tribuna figuranti ed ora si appresta a strappare dal Dio Marte il primo bersaglio di 6 cm, sospiro di sollievo ovviamente in via Brunetti, ed eccolo pronto di nuovo sulla diagonale per questo secondo e quinto anello da infilare. Anche questa volta nessun problema per il portacolori del Rione Ammanniti. Nella sua lancia manca solo il terzo ed ultimo anello, scopriamo cosa sarà capace di fare. Obiettivo centrato ed ora non resta che andare diritto al taglio del traguardo e portare a casa appunto la finalissima per il Rione Ammanniti. Vediamo appunto che si accomoda ai box, una Quintana per lui regolare. Umberto, cosa possiamo dire? Sì, come dicevo, adesso i cavalieri cercano di portare, arrivare all'ultima tornata, quindi fanno dei giri regolari senza rischiare più di tanto. Anche lui ha fatto un giro tranquillo, sempre penso sugli stessi tempi, forse qualcosina di più anche lui. L'idea è proprio quella di comunque accedere alla finale e vedere che cosa succede. Esatto, soprattutto a questo livello, poi quando andremo più avanti, che dove ci sono cavalieri e binomi che hanno più possibilità, devono stare attenti anche a questa Quintana a non perdere troppo tempo. 4 secondi 70 centesimi per un totale di 1:49:19. 54 secondi 70 centesimi per un totale di 1:49:19. E il prossimo a scendere in campo sarà il Rione Croce Bianca con Riccardo Raponi, il fedele in sella Lord Antani, puro sangue inglese di 9 anni. Lo attendiamo adesso, sta per scendere in campo per questa seconda tornata. Tempo fermato sui 54 secondi e 08, sesto in questa classifica provvisoria e chiaramente terzo a giostrare per questa seconda tornata con gli anelli con un diametro di soli 6 centimetri. La lancia è già stata impugnata da Riccardo Raponi, potrebbe partire direttamente dalla curva palestra, anche perché in questi casi forse il cavallo ha bisogno solo di prendere velocità. C'è la bandierina bianca da parte dei giudici ed è tutto pronto. Prende velocità Riccardo Raponi, il fedele di Croce Bianca in sella a Lord Antani, puro sangue inglese di 9 anni. Passa ora davanti alla fotocellula e parte il suo tempo per questa seconda tornata. Curva palestra. Rettilineo davanti ai contradaioli. Ora curva figurante sotto l'occhio attento del priore Andrea Ponti, diagonale, punta un anello, primo anello viene infilato da Riccardo Raponi, ancora la curva palestra, ancora un tornante, ancora una diagonale, attenzione sulla bandierina, alza il braccio, punta l'anello e anche il secondo anello viene infilato, pochi secondi al traguardo, un'altra difficoltà, questa volta è l'anello da 6 cm di diametro, il terzo viene infilato, anche quest'ultimo in bocca bene la curva prima di spingere al massimo il suo Lord Antani e conclude Riccardo Raponi, il fedele di Croce Bianca, adesso la sua seconda tornata. Ottimo Umberto, nonostante forse un piccolo momento di
di ansia anche per il popolo di via Butaroni sulla curva quando ha schivato con maestria la bandierina. Per il resto, diciamo, un percorso netto anche in questo caso. Sì, ancora un buon giro anche per Riccardo, ha avuto sì un attimo di defiance sul prima del secondo anello, che comunque è riuscito a evitare la bandierina senza nessun problema, è riuscito a puntare per tempo, ha preso bene l'anello senza problemi, ha continuato con le traiettorie buone. Ora, e stiamo lì, penso anche lui con i tempi dovrebbe aver fatto pressappoco lo stesso tempo. Perfetto, ascolteremo tra pochissimo la voce di Mauro Silvestri, intanto vediamo la consegna dei tre anelli dal diametro di 6 cm che viene mostrato alla giuria. Scende dal suo destriere Riccardo Raponi ed ascoltiamo. Voce bianca Riccardo Raponi, penalità 0, punti 90, tempo 54 secondi 40 centesimi per un totale di 1:48:48. Quindi 90 i punti, 54 secondi e 40 centesimi il tempo per un totale di 1:48:48. Rimaniamo sempre lì, Umberto, come dicevamo, quindi sempre sul 54 alto, alzato un po' rispetto ai 54:08 della prima tornata, ma era quasi inevitabile fisiologico. Praticamente, appunto, come dicevo, presso poco lo stesso tempo, l'ha alzato veramente di poco, direi forse anche più lineare, magari meno potente ma più lineare il percorso di Riccardo rispetto a quello precedente. Ed ora è la volta appunto di Daniele Scarponi in sella a City Hunter, un puro sangue inglese di 7 anni con il quale, lo ricordiamo, ha vinto lo scorso anno. È uno dei binomi accreditati nella rosa dei favoriti, ricordando, come dicevamo prima, che la Quintana è figlia del dio Marte, della dea Fortuna. E Scarponi deve e vuole anche conquistare un altro record, che è il suo un po' obiettivo personale, quello di arrivare ad 11 vittorie della giostra della Quintana per arrivare ad eguagliare i mitici Marcello Formica, Paolo Giusti e Paolo Margassini. Quindi c'è da credere che non si darà per vinto in questa rivincita. Umberto, cosa possiamo dire di Scarponi? Un po' anche come Paci, uno di quelli sempre verdi, uno di quelli pronti sempre a sorprendere e a tirar fuori l'asso nella manica. Assolutamente sì, Daniele adesso è a 9 pali, quindi a meno 2 dal record, ma Daniele è uno che sicuramente con la sua esperienza e la sua capacità può tranquillamente raggiungere e forse anche superare questo record. Bene, quindi ricordiamo la vittoria della sfida dello scorso anno. È partito Daniele. Ed ora vediamo appunto il binomio delle Conce che parte determinatissimo con molta grinta. È passato ora di fronte alla fotocellula ed ora di nuovo di fronte al rettilineo dei popolani giallo-neri del priore Alessio Castellano. Grande attesa per lui, grande attesa per vedere che cosa farà di fronte al quarto anello, primo da 6 cm di diametro. Nessun problema ovviamente per Scarponi ed ora cerca il secondo assalto. Si concentra, è pronto a mirare il bersaglio, sfida il dio Marte. Sfida superata anche in questo secondo. Ora un altro anello per conquistare l'accesso alla finalissima di questa giostra della rivincita 2017. Scarponi lo punta, mira perfetta, nemmeno un rumore, ora spinge al massimo. City Hunter, puro sangue inglese di 7 anni, incitato dal popolo delle Conce, ed ora arriva senza nessun problema alla conclusione di fronte alla giuria di gara e tra poco consegnerà i tre anelli nella sua lancia. Altro accesso alla finalissima, una Quintana che sino ad ora veramente riserva grandi emozioni e si preannuncia una grandissima finale, veramente all'ultimo bersaglio e anche all'ultimo centesimo di secondo. Umberto, stando sempre alle mie impressioni, mi dà l'idea che forse qualche centesimo meno Daniele potrebbe averlo fatto, l'ho visto un po' più preciso rispetto e anche più grintoso rispetto al giro precedente. Il giro precedente, lo ricordiamo ora, è stato di 53 secondi e 94 centesimi. Vediamo se le previsioni in questo caso anche sono state rispettate.
53 secondi, 79 centesimi, per un totale di 1:47.73. Il totale di 1 minuto 47 secondi e 53 centesimi di secondo e, come diceva Umberto Colavita, ha migliorato la prestazione della prima tornata perché ha abbassato qualche centesimo di secondo, totalizzando 53 secondi 79 centesimi rispetto ai 53 secondi 94 centesimi della precedente manche. E ora è il momento di Luca Innocenzi del Rione Contrastanga. Sarà il furente di Contrastanga Luca Innocenzi in sella Noah, Purosangue inglese di 9 anni, ad entrare in campo in questo momento. Cronometro fermo sui 53 e 83 nella prima tornata. In via Piermarini attendono il palio dal 2014, quando lo stesso Luca Innocenzi portò il palio alla sede del Rione Contrastanga guidata da Francesco Felicioni. Entra ora in campo. Ci sono cavalli che hanno bisogno di partire da lontano e quindi avere una buona rincorsa, altri invece è meglio farli partire un po' più vicini alla linea di partenza. Lo vediamo, è tutto pronto. Luca Innocenzi in sella a Noah per questa seconda tornata. Sta cercando di tranquillizzarla, intanto lui si concentra per la partenza. C'era bisogno di una bandierina bianca abbassata ed è partito in questo istante. Luca Innocenzi, il furente di Rione Contrastanga, ora davanti alla fotocellula. Tornante palestra. E poi testa bassa, massima velocità davanti ai suoi popolani. Curva figuranti. In bocca alla diagonale. L'insidia e l'anello da 6 centimetri. Punta l'anello, anello infilato da Luca Innocenzi su Noah. Il silenzio e la concentrazione. Luca Innocenzi, secondo anello infilato. Un'altra curva, un'altra diagonale. L'ultimo ostacolo prima di arrivare alla terza tornata è un anello che viene infilato in questo momento ed esplode ora la gioia del popolo del Rione Contrastanga e chiude ora la sua seconda tornata Luca Innocenzi in sella Noah, Purosangue inglese di 9 anni. Festeggia il popolo di via Piermarini e tutti i ragazzi della scuderia. Un ottimo giro, Umberto, quello di Luca Innocenzi, che chiaramente è un campione che conosciamo molto bene. Ottimo giro, sì, Luca è sempre impeccabile, monta veramente in modo eccezionale, ha fatto una tornata super, non credo che abbia migliorato i tempi, però molto regolare, molto preciso. Ascolteremo tra pochissimo il responso cronometrico. Fino ad ora è solo Rione Spada che è riuscito a migliorare la sua prima tornata abbassando i tempi di quasi 20 centesimi. Adesso ascoltiamo la voce di Mauro Silvestri che ci svelerà il tempo del Rione Contrastanga. Penalità 0, punti 90, tempo 54 secondi, 20 centesimi, per un totale di 1:48.04. Quindi 54 secondi e 20 centesimi per questa seconda tornata, un totale di 1:48.04. Quindi un ottimo giro, Umberto, anche in questo caso, come dicevamo, come hai detto te, quindi non voglio prendermi nessun merito, stiamo su tempi un pochino più alti. Sì, normale. Non c'è tantissima differenza, però indubbiamente su una seconda tornata i cavalli un pochettino calano fisicamente, quindi è normale che o stanno sugli stessi tempi o cala qualcosina. Ed ora è la volta di Messer Lorenzo Paci del Rione Morlupo, che è un altro dei super gettonati, no? All'opera postuma di Giuliano Scarpone. Ricordiamo la performance di Lorenzo Paci nella prima tornata, che è stata di 53 secondi e 72 centesimi, ed ora si appresta ovviamente a dare il meglio per
accedere ad una finale che sarà particolarmente difficile, considerando che sarà anche particolarmente affollata, cosa che dicevamo prima non accadeva ormai da qualche anno. Segno questo anche dell'ottima preparazione che hanno raggiunto i binomi, sia i cavalli che i cavalieri, ma anche dell'ottima preparazione, dell'ottima cura della pista di gara. Ringraziamo per questo anche il magistrato addetto Lucio Cacace e tutta la commissione tecnica per il lavoro che stanno facendo e per la massima sicurezza che viene garantita. Vediamo inquadrato il baldo del Rione Morlupo, Lorenzo Paci al suo attivo 6 vittorie, appunto l'ultima, lo ricordiamo, quella di giugno scorso, la prima per il priore Elisabetta Maggi Leoncilli Massi, che ha così potuto festeggiare degnamente il suo priorato. La parte tecnica si è molto elevata. Un po' di tempo fa non erano tanti arrivare alla seconda, alla terza tornata, perché gli errori erano sicuramente maggiori. Adesso c'è una preparazione molto più accurata e lo stiamo vedendo in pratica. I cavalieri riescono a andare avanti perché fanno nettamente molto meno errori. C'è qualche strategia anche in questa seconda tornata o è veramente una tornata di intermezzo? In questa seconda tornata c'è, soprattutto per i primi, perché c'è veramente poco tempo fra uno e l'altro, e quindi sì, devono stare attenti a non fare tempi alti comunque. Bene, partito in questo istante Lorenzo Paci sul Lanugno, puro sangue inglese di 6 anni, lo ricordiamo, con il quale è andato a vincere nell'edizione della sfida del giugno scorso. Sembra allora tutto regolare, ora affronta la curva dei figuranti e primo assalto al quintanone, come lo chiamano i popolani, in questa seconda tornata per Lorenzo Paci, che purtroppo va a spizzare clamorosamente il primo anello da 6 centimetri, una cosa veramente imprevista, ma vediamo come prosegue. Il secondo anello non lo trova impreparato, ora va a concludere la sua prima manche, le considerazioni le facciamo poi. Adesso concludiamo questa giostra del baldo, che era veramente il super favorito, secondo anello, che poi in verità sarebbe il terzo, senza particolari sbavature, lancia al massimo Lanugno, ma purtroppo è fuori dai giochi, è fuori dalla finale e è veramente difficile spiegarsi, Umberto, come due campioni di giostra, il campione in carica in questo caso Lorenzo Paci è andato a sbagliare questo anello, e un altro plurivittorioso come Massimo Cubini è andato altrettanto clamorosamente a sbagliare l'altro bersaglio. Sì, direi un errore un po' come quello di Massimo, nel senso è uscito bene dalla curva, ha puntato per tempo, quindi è un po' inspiegabile l'errore, ma ci può anche essere l'errore umano, nel senso poca precisione, un vero peccato, perché anche a questo giro Lorenzo ha montato veramente bene, ha messo tutte le traiettorie come dovevano essere messe, e anche sull'anello che ha sbagliato io l'ho visto abbastanza preciso, quindi sì, può essere anche solo una questione di mira. Beh, devo dire che, come è successo in precedenza con il Rione Giotti, dalla nostra postazione abbiamo la possibilità di vederlo in diretta, quindi non filtrato dallo schermo, e anche questo in questo caso sembrava una mira perfetta. Sentiamo ora il responso però. Tempo 53 secondi 91 centesimi per un totale di 1:47.63. Lorenzo Paci sul Lanugno, hanno totalizzato 53 secondi e 91 centesimi e complessivamente siamo ad 1:47.63, che sarebbero stati poi 10 centesimi di secondo di differenza dal Rione Spada, che sino ad ora guida la classifica provvisoria. Nel frattempo ora c'è il Rione Badia, che andremo a, appunto, ad annunciare tra qualche istante. Cristian Cordari, tra l'altro, è un altro di quei cavalieri che cerca la vittoria alla giostra della Quintana. Ha sempre dimostrato tecnica e capacità, però gli è mancato questo particolare che non è certamente secondario, no? Certo, no, lui avrebbe, come ripeto, tutte le carte in regola per poter ben figurare, come già ho detto dalla prima tornata, quindi è normale, lui adesso ce la metterà tutta, sono convinto che starà sui tempi della prima tornata, perché è una puro sangue che
mantiene bene la fatica, quindi dovrebbe fare sicuramente bene. È un giudizio, Umberto, sulla pista? È buona, certo, può esserci una piccola differenza, come dicevi te, da giugno adesso, però fondamentalmente si parla di centesimi, insomma non sono grosse differenze con i tempi di giugno. E poi ovviamente anche i cavalli vengono da assolutamente un altro periodo, sì. No? Rispetto a quello di giugno. E quindi è partito Cristian Cordari, il ballardito, scusate, del Rione Badia, ed è in questo momento in giostra, in questo momento sta facendo la seconda tornata della giostra della Rivincita 2017. Tra poco lo vedremo alla prova con il primo bersaglio da 6 centimetri in sella a Agnesotta. Questo puro sangue inglese di 11 anni si prepara a puntare il bersaglio e con grande maestria non se lo lascia sfuggire. Cordari ora cercherà il bis, stiamo a vedere se il Dio Marte glielo concederà, vediamo proprio in questo istante. Ed anche in questo caso il secondo bersaglio nella sua lancia, vuole chiudere la sua tornata per poi accedere alla finalissima e giocarsi il tutto per tutto con i big. E strappa l'anello dal braccio destro del Dio Marte senza problemi, spinge al massimo Agnesotta e dovrà concludere soltanto senza altre sbavature. Ha terminato, è in finalissima, probabilmente il tempo sarà buono a questo punto, l'animo dei badioli sarà certamente rinfrancato perché potranno giocarsela. Non succedeva da tempo ormai di vedere un Badia così agguerrito, esatto, fino all'ultimo. No, ottima tornata. Io sempre, siccome sono tutti bravi e errori se ne vedono pochi, devo guardare proprio il pelo e praticamente dopo il primo anello sulla curva della piscina ci ha avuto qualche piccolo problema, il cavallo gli ha leggermente allargato, ma si parla veramente di cose minime. Prima tornata 53 secondi, 53 secondi, 56 centesimi, una previsione più basso? No, penso sugli stessi tempi, anche se ha fatto una bellissima tornata, devo dire. Ecco, forse quella piccola sbavatura laggiù. Bene, sentiamo. Ora scopriamo la verità dalla voce di Mauro Silvestri. 90, tempo 54 secondi, 18 centesimi, per un totale di 1:47.75. Dunque era più alto, come diceva Umberto, 54 secondi e 18 centesimi, ma è il totale che fa pensare, è 1:47.75, però rimane ancora in testa il Rione Spada. Sta veramente però tampinando il binomio giallo-nero e questo penso che per i badioli sia già un buon motivo di soddisfazione. Poi ovviamente l'importante nella Quintana è vincere il palio, ed ora scende in campo appunto il Rione Pugilli. Ottavo Rione a scendere in campo, ultimo per questa seconda tornata, è il Rione Pugilli con il moro Pierluigi Chicchini in sella ad Edward England. È entrato in questo istante il moro Pierluigi Chicchini in sella ad Edward England per la sua seconda tornata. È un momento di grandissima concentrazione, chiaramente questo, quando anche se siamo di fronte alla seconda tornata, essere sempre l'ultimo a scendere in campo porta con sé un certo peso anche emotivo. E chiaramente la concentrazione deve essere sempre massima perché, come abbiamo visto, anche i big rischiano di sbagliare per delle imperfezioni che a volte risultano banali e che invece possono compromettere mesi e mesi di duro lavoro. Dobbiamo solamente attendere Pierluigi Chicchini in sella ad Edward England per questa sua seconda tornata. Rincorsa lunga per prendere velocità di fronte ai popolani delle Puelle. E adesso primo tornante, velocità massima, passa ora davanti alla fotocellula, è partito il moro Pierluigi Chicchini, curva palestra al galoppo, massima velocità prima della curva figuranti, la concentrazione e il sangue freddo prima di puntare l'anello. Pierluigi Chicchini contro il Dio Marte, primo anello infilato, ancora una curva, ancora la diagonale,
che lo divide a pochi metri dal dio Marte. E anche questo secondo anello è stato sfilato dal braccio destro della statua lignea. Ancora una curva. 6 centimetri di diametro, il moro del rione Pucilli. Sfila anche questo anello. Ultima curva e adesso la spinta massima di Pierluigi Chicchini, il moro del rione Pucilli in sella Dead Heart England, conclude la sua seconda tornata. Nessuna penalità, tutti e 3 gli anelli nella sua lancia. E anche in questo caso, Umberto, diciamo un'ottima performance. Ascolteremo il responso cronometrico, ma anche sì, qui partiamo veramente a velocità altissime già subito dalla prima curva e dal rettilineo che li vediamo sfrecciare sempre. No, direi un'ottima prestazione pari alla precedente e penso siamo anche qui sugli stessi tempi, pochissima differenza forse in più. Ma ottimo giro, veramente anche Pierluigi ha ben montato, devo dire. Scende ora da cavallo Pierluigi Chicchini, il moro del rione Pugilli. Ascoltiamo la voce di Mauro Silvestri. Penalità 0, punti 90, tempo 53 secondi, 43 centesimi, per un totale di 1:46:43. Bene, 53 secondi e 43 per un totale di 1:46:43. Esplode il popolo di Via Mentana, è il più veloce per questa seconda tornata. E vediamo che siamo sempre lì, in questo momento ce la giochiamo anche qua sui centesimi e sulle frazioni di secondo. Bisognerà vedere cosa riusciranno a fare nella terza ed ultima tornata, che è chiaramente quella decisiva. Questo giro purtroppo ad uscire è stato il rione Morlupo per uno sbaglio sull'anello. Bene, saranno 7 i rioni che quindi accederanno di diritto alla finalissima, al campo dei giochi. Brevemente la classifica: primo il rione Pugilli per un totale di 1:46:43, secondo il rione Spada con 1:47:73, terzo il rione Badia con 1:47:75, quarto il rione Contrastanga con 1:48:04, quinto il rione Crocebianca con 1:48:48, sesto il rione Ammanniti con 1:49:19, settimo il rione Cassero con 1:51:17, ottavo il rione Morlupo perde il primo anello, Lorenzo Paci esce di scena e quindi per lui finisce qui questa giostra della rivincita. Ci fermiamo per la pubblicità e poi scopriremo chi al campo dei giochi sarà il più bravo tra i bravi. A dopo. Occhio Ottica Free Service. Oltre 4.000 occhiali esposti nella tua città. Un vastissimo assortimento con le migliori marche. Baby Corner, per accogliere e servire nel migliore dei modi i vostri piccoli. Outlet Corner, occhiali da sole da vista di fine serie a partire da 30 euro. E nel punto vendita occhio di Sant'Eraclio di Foligno, il negozio Ray-Ban più grande dell'Umbria e il Corner Sport Specialist con montature lenti specifiche per il tuo sport preferito. Occhio è a Foligno, in via Garibaldi, Baldi, Viale Firenze e a Sant'Eraclio nel Parco Decathlon. Avoni Assicurazioni, ad ogni cliente la sua soluzione. Proteggiamo i tuoi spostamenti di lavoro e di piacere. Investi per il tuo futuro, il tuo capitale ha voglia di crescere. Difendi la tua famiglia oggi dagli imprevisti di domani. Lasciati avvolgere dalla tranquillità. La tua casa è qualcosa di più. Proteggila. Assicurarci una pensione è una questione di fondo. Le nostre soluzioni dinamiche liberano la tua azienda da ogni pensiero. Amoni Assicurazioni, www.amoni.it.
Per la tua pausa pranzo è importante scegliere una corretta alimentazione. Per questo Bendini con il self-service ti aspetta in via Fornaci Hoffman per rilassarti in un ambiente piacevole e la cortesia di sempre, con ricette sane, leggere e gustose, realizzate con prodotti di primissima scelta. Vieni a scoprire ogni giorno il nostro fantastico menù, leggero anche nel prezzo. Il self-service è disponibile anche nella sede, in centro a Foligno, in via Rutili 28. Bendini, l'amore per la bontà è un bene di famiglia. Scuola privata Minerva. Insegnanti qualificati nelle diverse materie ti aiuteranno nello studio e nell'approfondimento di qualsiasi percorso scolastico e universitario. Recuperare gli anni scolastici persi, sanare i debiti formativi, acquisire autonomia nello studio con un metodo personalizzato, programmare un percorso universitario, stimolare la comunicazione con corsi di lingua straniera. La scuola privata Minerva è in via Oberdan 103 a Foligno. Non aspettare. Il successo dello studio oggi è la chiave del successo di domani. Quando esco dall'auto, resta solo una cosa che mi distingue dagli altri: lo stile.